La Regione dell'Umbria ha cofinanziato questo tratto di strada qui a Umbertide attraverso i fondi dello sviluppo rurale e sono risorse che la comunità europea mette a disposizione da cofinanziare con i comuni per dar la possibilità ai cittadini di poter vivere i territori, di usufruire anche di tratti importanti delle nostre colline, non solo per praticare sport o per andare a fare passeggiate, ma naturalmente anche per vivere meglio a coloro che ci abitano e ci vivono. Questo rientra nell'ambito dell'attività e delle misure che portiamo avanti anche come politiche agricole per fare in modo di poter garantire una fruibilità e una manutenzione a tutto il patrimonio dell'Umbria e in particolar modo anche a questa parte dell'Umbria così diversa e così diciamo bisognosa di attenzioni soprattutto sul fronte della viabilità e sul fronte diciamo di risposte integrate ad un'agricoltura abituata ad un reddito molto alto. L'inaugurazione della strada del Sasseto, Pian del Cerro, Pian delle Rose è un'occasione straordinaria perché mettiamo in collegamento Umbertide con Pierantonio, Monte Corona con Pierantonio, 300.000 euro di investimento, 180 carico della regione, 120 carico del comune, miglioriamo la viabilità del nostro territorio, rendiamo e restituiamo ai cittadini una vera e propria pista ciclopedonale, un'occasione per continuare nel perseguimento dell'obiettivo di migliorare la vivibilità del nostro territorio, investendo una risorsa ingente su Pierantonio, su Monte Corone, su Umbertide e continuando quel percorso di rivitalizzazione della nostra città che abbiamo inaugurato la settimana scorsa con il recupero di Piazza del Mercato e del Parco Reggia. Insomma, un altro tassello nel senso di riqualificare Umbertide nel rispetto dell'ambiente e della sua storia. Buongiorno a tutti e ringrazio tutti gli amici dell'Avis per aver partecipato alla nostra manifestazione e in modo particolare ringrazio tutti gli amici di Pierantonio che ci hanno ospitato questa mattina, ci hanno offerto questo bel rinfresco e in modo particolare devo ringraziare anche tutta l'amministrazione comunale, il nostro sindaco Giampiero Giulietti per questa opportunità. Diciamo che abbiamo collaborato insieme per uno scopo comune, noi dovevamo far riuscire la nostra manifestazione e il comune doveva inaugurare questa bellissima strada. Quale migliore occasione se non quella della passeggiata ciclistica del donatore? La giornata non finisce qui, continueremo la nostra mattinata fermandoci ad un'azienda pistica dove degusteremo il miele e i prodotti di questa azienda, poi proseguiremo per la visita dell'abbazia di Monte Corona dove i nostri ragazzi, dico i nostri perché da un paio di anni ci avvaliamo della collaborazione dei giovani studenti del liceo scientifico, ci faranno da ciceroni presso la chiesa di Monte Corona. Tutti conosciamo questa chiesa ma ci sono dei particolari che a nessuno era dato di sapere e con queste curiosità finiremo la nostra passeggiata tornando alla sede dell'Avis. Speriamo che il tempo ci assista perché poi seguirà il grande pranzo presso il parco della piattaforma. Ringrazio tutti per aver partecipato e speriamo che la giornata si concluda con un bel sole. E io che devo dire, come presidente onorario dell'Avis, intanto ringrazio il signor sindaco che della sua presenza che ha voluto coincidere con l'inaugurazione di questa strada vicina comunale che fa comodo anche a noi pierantoniesi per le nostre passeggiate all'ombra. Ringrazio la Presidente Belia Fiorella di aver scelto come tappa della passeggiata a Pierantonio e la popolazione tutta di Pierantonio è grata all'Avis per da 50 anni molti donatori sono di Pierantonio e tuttora abbiamo un bel gruppo.